Vuol kent aftiz in barerde? Sis ned dar erst botta bodaus kint che si sta dar bolf in di unser belder. In di lesten monat di fototrappeln hom abe genump ploase trit wo vil vicher, von capergiol, von wuchs und von bolf o. Zu vostiana pisser dar unser Stefano is gonca tria zoreda pitn Claudio Groff von servizio foreste fauna wo dar provinz votria. Il lupo in Trentino è presente dal 2010, quindi ormai è il sesto o settimo anno di presenza. È ritornato perché c'è un ritorno naturale, sia da ovest che da est questi animali stanno ritornando spontaneamente. Le popolazioni appenninica da una parte e balcanica dall'altra negli ultimi decenni sono aumentate molto, perché sono aumentati i boschi, sono aumentate le specie preda e quindi è in atto una ricolonizzazione naturale delle Alpi. Nella nostra provincia nel 2010 abbiamo avuto le prime segnalazioni nella parte occidentale e due anni dopo, nel 2012, invece è cominciata, diciamo, la storia, tra virgolette, dei lessini e quindi il fatto che un animale, in questo caso è stato possibile tracciare il suo spostamento in modo molto preciso perché quell'animale era radiocolorato, Slouz, facendo un lungo giro di oltre 1000 km di strada in pochi mesi, ha raggiunto appunto la Lessinia, dove ha incontrato una lupa di origine italiana, invece questa, quindi delle Alpi occidentali, ed ha dato origine a questo branco, che altro non è che un gruppo familiare. Dall'inverno scorso, questa primavera ancora di più, assistiamo probabilmente a una espansione di questo gruppo familiare, di questo branco delle Lessinia, perché abbiamo avuto degli avvistamenti oppure qualche traccia sia nella Valle dei Ronchi, quindi appena a nord della Lessinia, poi in Vallarsa, per arrivare infine anche alla zona di Terragnolo e diciamo dei Fiorentini, la zona di Forte Kerle, per capirci. In quest'ultimo caso in realtà abbiamo avuto delle predazioni su dei mufloni e anche su un capriolo 2 con delle tracce su neve di canidi che fanno pensare al lupo, quindi molto probabilmente si tratta di lupo. In realtà la certezza non l'abbiamo ancora perché non abbiamo ancora gli esiti delle analisi genetiche dei campioni raccolti su queste prede, insomma, quindi aspettiamo una conferma, però queste numerose segnalazioni e quelle che sono avute anche sul lato, diciamo, vicentino dell'altipiano, quindi altipiano di Asiago, dove sono stati tra l'altro anche fotografati con fototrappola, ci fanno pensare che sia probabile che effettivamente siano dei lupi. L'orma non è distinguibile da quella di un cane, quindi ci vuole comunque un po' di prudenza e per avere la certezza la genetica. Il branco è composto da una coppia, cosiddetta coppia alfa, maschio e femmina, il lupo è monogamo, quindi la coppia rimane assieme ed è l'unica che si riproduce nel branco fino alla morte di uno dei due partner. I giovani che nascono verso primavera, verso maggio, dalla coppia alfa rimangono nel gruppo familiare, nel branco, fino all'anno successivo ed è poi possibile che dall'anno di età iniziano la dispersione, magari rimangono anche un po' di più, in alcuni casi abbiamo anche cuccioli del secondo anno che rimangono all'interno del branco. Dispersione che intraprendono singolarmente, quasi sempre, sia i maschi che le femmine, alla ricerca di territori nuovi e poi in prospettiva naturalmente di un altro partner con il quale costituire un altro branco. Evidentemente questo succederà eventualmente abbastanza lontano dal branco di origine. Ogni branco ha un territorio che è molto vasto, nel caso della Lessinia siamo sui 150 km quadrati circa, vale a dire 15.000 ettari, ma possono essere anche più grandi questi branchi. E questi sono territori che sono occupati in modo abbastanza stabile. Nei casi che interessano invece attualmente il Trentino orientale a nord della Lessinia, quindi tutta la zona che abbiamo citato prima, si tratta di individui singoli con ogni probabilità. Può succedere anche alle volte che gli animali si spostino in due, se sono fratelli, per qualche breve periodo di tempo, ma si tratta soprattutto di animali singoli in dispersione che possono andare chissà dove, come possono fermarsi, quindi è difficile prevedere un futuro nel breve periodo. Il lupo è una specie al vertice della catena alimentare, è un predatore e quindi vive con densità piuttosto basse e sono le densità che il territorio con quella capacità trofica, cioè quella capacità di prede, di fornire del cibo ai lupi, offre. Laddove il lupo e orso vivono assieme, si tratta di due specie che hanno una nicchia trofica ben distinta, quindi sono complementari. Quello che può succedere, perché ricordiamo che il lupo effettivamente è un predatore, quindi mangia tipicamente ungulati selvatici, quindi dal capriolo al cervo al camoscio, quindi nel momento in cui riesce a predare questi tipi di animali, l'orso può approfittarne perché può cibarsi della preda che è stata uccisa dai lupi, e quindi c'è questo rapporto anche di
di complementarietà. E invece diciamo il conflitto tra le due specie che alcuni immaginano è molto molto raro, insomma sono proprio casi episodici. Dove ci sono dei lupi ci sono dei danni, però questi danni è possibile ridurli, è possibile convivere con questo animale. Non ci sono zone a noi note dove la pastorizia abbia dovuto abdicare perché c'è il lupo, insomma penso ai Carpazi rumeni, i lupi sono più di 2000 e la pastorizia e continua a esistere. La pericolosità per l'uomo è praticamente nulla, possiamo dirlo chiaramente. I casi di pericolosità per l'uomo risalgono alla notte dei tempi, tra virgolette, quindi ai secoli scorsi, e nelle condizioni diciamo economiche e sociali che abbiamo noi oggi sulle Alpi in Europa, questa pericolosità di fatto non esiste. Quindi si può andare a funghi tranquillamente? Ma certo, certo, questo non c'è dubbio. Est, dar Andrea von Mücküt a Saparepas, von un concorso von Geschreiber, dar Mendranze in Poegia. Hörber. Zwischen den allen Preisen Schreiber, die kommen hergerichtet im Belesland, etlane sollen lei, wo die Zungen in der Heiden, wo die Klummen Zungen. Als bei der Sell, der Rünser, der Sell hergerichtet vom Kulturinstitut, Schreiber der Zimmer Zungen gehorst Tönle Wintern. Est ist ein bisschen spät zu geben, in, was man hat geschrieben, ma Also, man spielt das Gedenken und warum es bei der Kämmen gemacht hat, großer Weichter in Sunio, wo der bei den Kämmen geht, appunto, der Preis, Tönle Wintern, alle sind, wo der Hohen geschrieben. Und man darf diesen Preis, wo die Klummen zungen, ein ganzer wichtiger, ist, wo Gedicht. Und es ist nicht leid, wo die Klummen zungen vom Belesland, aber wo die Seelen aus dem Belesland auch, als bei der Dialekt von Grigioni in Schweizer. Dieser Preis für Gedicht ist hergerichtet vom Kulturinstitut Ladin Cesare Dejean, wo Livin Allongo del Col di Lana, in Provinz von Belun. Mehrere Wert der Zimberzung in diesem Preis, wo er hat, 9 Jahre, hat sie gemacht, war leer. Sa, wo der ersten Botta, wo der ist kein Gebund, von Dichter Andrea Auxilia. Später, ja 2010, hat sie getroffen, mir, ich bin in den ersten Preis, Nagena de Or, und den Jahr 2012 in Bruno Corradi von Dreizer Kamönder. Dieser Bezwohner, der appunto da Zimbarzun, ist hoch geschätzt, aus von Lenta, wo sie kein geredet hat. Im Preis müssen sie alle, mehrere Schuhe noch, und alle Jahr sind da mehr als 300 Gedichte, die da kommen genutzt zu haben, von Senden, die da sind drin in die Kommission. Eine Arbeit abastanza schwer, am Moment in der Trinion, wo es passiert bei Munen, und wo sind, kommen da aus sicher das Beste, was da hingeschrieben in Belesland und aus dem Belesland, in Zungen, wo da nicht so ein Körper so Standard in Zungen, wo stati, ma in die Klummen Zungen. Es ist die Zeit zu geben in, was man hat geschrieben, Sinnats 13 von Maggio. Schicken te, man wendet in Internet, basta schreiben, dranz in Poesia, li vinde lungo le Codilana. Wendet man in Internet, als das Sebo dei Smengel, un bozzo schicka, was man hat geschrieben. Es ist ein ganz schöner Konkurs, wo da auskommen sicher die besten Gedichte, wo da geschrieben in die Klummenzung. Da Herbinter ad Bidar Verte, pitale zoi snea un zoi vrost. Ma bie segont di stagion gafti un zarpiste voschi? Barzo ingon soreda, pitten Flavio Neff. Pregrüsa sale, e pinder Flavio Neff, vo Luzern. Da sei barraten Virgo Maria, da bo de hon mai hüt, di hüt von Neff. Un i pindato redanas vom Binter bo di spasciart. Der Winter passiert, ist nicht ein guter Winter, usus Schnee. Aber da haben sie härter gereitet, der Schnee ist der härter Geist. Da haben wir offen getont als 3 von Dezember und aber gesperrt ist in April, als 3 von April. Auf der anderen Seite, Schnee ist der Geist kummerter. Allora, das ist ein guter Mysterium für die anderen. Und warum alle sind kein Dato reiten? Die sind von Schlägen und die sind von der ganzen Hohen Ebene auf der Seilzeit von Belesland und viele andere Leute. Just da gehört auch immer, sondern da gibt es zerte Tan, wo der Sonntag ist, über die 30 Schulen von Schien. Und warum alle haben getragen, sind die Leute da zu reiten auf unserer Piste.
I küder so zwar nümer, che allora versteht auch besser, wie es ist gant. Allora, sono da kein gemacht, a milju ober a milju 200.000 passaggi auf tale di auf die Lift. Und sono da so in da allora gesichert dann 10% mehr von Leut. Da auf den Nüser, auf den Nüser hoch Ebene. Ecco, wie Belege, Belege aus, wie Römer aus Roma und von Viterbo. Und dopo wie, wie Ausländer, wie Polek, ma proprio wie, wie, wie Irlandesen. Und dopo, no, no, aus, aus dem Belgio, Cecai. Und ist am letzten wie Sloveni im Monat von März. Und in seinen Gewalt sind auch härter Meere gekommen und machen sie nach halb Kilometer und nach halb Wege, dann kommen wir da. Bis zum Monat kommen sie nach der Tür gerecht, die Leute kommen gerne, die Gewalt haben. Ecco, und wir sind alle content. Ich bin der Rieswerte, ich will aber auch hier an der Peschara an den Sommer. Allora, ich das Basel erraschen und dann bis es am 2.3. Juni. Die Tür offen und machen es, sperren in der Schümerzeit, das bewährt, und machen es unser Schümer Sommer. In Menta Boda Kind, in Lietzan, Klumas Land von Veneto, Boda di Leut renda Zimbarzung von 13 Kamander, Barta kemen ogezuntet da alt Kolgrube. Alle mangian a dieser Manifestation. Ecco bar argument. Da Renzo Carbonera, da regista di un film Regina Pech, Bart Machan treff, pital son staff, un ale di laut, bo da bollan comparir in un film. Dieser treff, Bart Kemmen gemart in Sala Bacher, a 13 von Maggio, wo di nonne morgas, fin di arte abas. Dar suart, kindern, wo viare fin a di 6 jar, puam un diernen von 13 fin a di 17 jar, Monnen, wo 25 fin a di 30 jar, Monnen, wo 20 fin 60 jar, e il terne Monnen un baibar. Wo disabochi salz, angruas, wo Matteo von Castellet.